Sento anche il pedalino, sento chiac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 
Thank you.
È già caduta, hai capito quella roba? Tutto di là. Sì, sì. Tutto sull'erba devi andare. Hai visto come avvicinava? Io, a me il piede è partito. Secondo me, no, loro sono passati di qua, però Rocco si è attagliato addirittura di qua, vedi? Ha tagliato proprio fuori. Rocco, qui mi senti? No, sto aspettando a Luca, io c'è caduto e ora sto aspettando a Luca. No, non hai capito, proprio per uscire fuori dal canale, mi si è intraversata, ci ho cucciato per andare un 2D proprio. Però poi Rocco, capito, è già partito, per evitare il canale sono caduto, poi dopo da dentro al canale è partita a fermo e mi ha portato fino a goppa. Cioè, in pratica, se io non lasciavo canale, era già saggiuto. No, voglio impressionare la trazione. Da fermo, da prima saggiuto, è partito in tuo canale, gente, non è possibile. Ma ci sta Luca, infatti, fermo in tuo canale, perché ha visto chi passava e pensava che passava pure questo. Ma allucinante, mica poco. No, no, veramente impressionante, soprattutto ciò dice, soprattutto la fermi in danza e chiudi in tuo canale. Cioè, solo penso che mancasse ci riesci. Saluto in tuo canale, io pure sto sotto là, che sono a metà 3G. Saluto proprio in tuo primo seguitore. Che stai dicendo?
Ecco, sta partendo, via di trazione. Ce l'ho fatta, quasi, non vedo mai, cazzo! Vai! Duro! Sì! Sta in mezzo scalino, era un po' che da fare. Ehi, ma tu hai dice, caro, se non riesci a partire, c'è per tutta la firma. Perciò voglio ore e 50, non si scherza. Oppure ci va a recluse che tene già ballo. Perché a chi lo tratta come già si aiuti, senza manca un'esitazione. E chi l'ha 4 e mezzo. E lui che prima ci ha passato prima e noi e scavava. Sì. No, un VR stesso. Hanno fatto un VR 2013. Oh no, sta scendendo. Vai. Vai. Piano che fai arrivare diretta bene un po'. Cazzo, è caduto. Io non la posso neanche lasciare la motocicletta. No, Luca ti serve una mano? No, dite no. E poi come fanno a sentire che sta a un metro da me? Hai capito? Sta a un metro da me, Luca. No, precisamente sono 5 metri. No, è impossibile, si mostra all'apice della salita che scende una volta. Ripeti, replica. E un papà Val. Tu le saprei acchiappare, ma non la posso lasciare. Vai che piede trazione, vai! Ok, vai, via. C'è un po' di trazione che c'è per qui. Adesso è fatto un po'. Immagini comunque si vede qualcosa, è tutto appannato. No, non mi vede niente, ma non pensi che prova a sudare. Aspetta un attimo, tutto bianco, non riesco a sudare. Aspetta, eccolo un attimo. È appannato, è sporco, ma sembra appannata dentro. Qui c'è dell'acqua. Non è che girando questa cosa non è più ermetico? No. Però questo qua, questo. Ho visto. Ho capito, questo è quello là che ti dà. Che è successo, Luca? La forza non è ermetica, non è per l'acqua. Sì, secondo me l'acqua innanzi. Che non c'è acqua dentro, però perché se la pulita, vedi così. È scuro, eh. Vedi? Sì, è perché forse si è appannata. Forse c'è comunque un case, pure questo. Forse sì. Forse quando piove ci vuole la posizione. Se l'hai fatta? Sei qua, oh? Ti senti? Pronto. Perfetto. Ti senti? Pronto?
scusa. Ma usiamo casomai, Ho visto usare, però non mi fa sudare. Non mi come. No, l'immagine scorre, però non può stare bloccata, sta bloccata a 6 secondi. Guarda che sei in pausa. Poi vedi tu. No, si è ingrippato, come se avesse acchiappato. Botta? Qualche botta, però non vedo stesso. Cioè si vede tutto. Continua a vedersi però. Staccala, stacca la batteria, rete, lasciasse, no, lascia così. No, puoi spegnere, se si spegne rendo premuto. Ah, ci sono venute promute. Ma devi svitarla, come si toglie la batteria? No, è così. Aspetta, però che quando è bagnato fai trasi l'acqua. Aspetta un attimo. Ah, si bucano quello. Ecco, mi è staccato. Okay. Vedi più. Mettiamo questo pazzo. E vedi, quella prima salita. Sono entrato nel canale e ne volevo uscire. Come ho provato a scisa in traversata e sono caduto. Da quel punto. Richiudi un attimo perché si smuove. Da quel punto ha pigliato e ci che si muove un parto. È partito e si aiuto che è impressionante. La differenza tra 2,50 e 4,50 è abissale, hai visto? Stesso punto che lui teneva un po' di slancio, non teneva aderenza. Io sono partito da fermo. Ma in quel caso si prova con la marcia più alta. No, ma non c'è, provate tutto male, chi l'ha arrivata con pochi slanci? Perché lui non c'è neanche la mousse. Non ha la mousse, è probabilmente il tipo di gomma, non è proprio, pure perché lui, con quel tipo di gomma, lui su quel terreno là diceva che era fantastico, quando noi, a noi non piaceva quel terreno. Cioè, secondo me, invece qua è fantastica questa gomma. Cioè, io come ho trovato sul terreno G2, è tornata una autogrip. No, invece io là tenevo grippo, qua non bene, secondo me sono qualcosa, tipologie di gomma, questa è per il fango. Quando c'è fango tieni grip. Oh, sì, ok. Ma non mi senti Luca? Eh? Non mi senti? No, prendi un po' con la legge.